La legge sull'immigrazione e il rimpatrio degli albanesi al centro del vertice presieduto da Prodi con i ministri dell'interno e della giustizia. Giovedì prossimo ripresa delle trattative sulla riforma dello Stato sociale, argomento principale quello delle pensioni, Rifondazione Comunista annuncia opposizione ad eventuali tagli. Saranno celebrati questo pomeriggio i funerali di Diana Olivetti, una delle due ragazze uccise in Abruzzo dal pastore Ali Asani. Il Torino, dopo aver eliminato il Como, ha guadagnato il secondo turno di Coppa Italia, doppietta vincente siglata da Felice Foglia. Mancava una squadra per completare il tabellone del secondo turno della Coppa Italia, il Torino che ha battuto il Como. Il 3 e il 24 settembre affronterà la Sampdoria. Tre espulsi e tre gol, partita dura per il Toro, rimonta difficile, iniziata e completata nella ripresa con due reti di Foglia. Bellissima la seconda e una di Caparelli a tempo scaduto quando i Granata erano in 10 contro 9. Stuzzicante amichevole a Madrid tra Atletico e Inter. La super sfida tra Vieri e Ronaldo che a luglio si erano incrociati sulla rotta miliardaria Italia-Spagna. Dalla Juventus all'Atletico Madrid, dal Barcellona all'Inter. Ha vinto Cristian Vieri, autore al 16° del secondo tempo dell'unico gol della partita. Il Corriere della Sera, clandestini, vertice per rimpatriarli, espulsione immediata per gli albanesi fuggiti dai campi, per gli altri il rientro rinviato a fine anno. E a centropagina, pensioni, Rifondazione minaccia il governo, i neocomunisti a Prodi, preparati a un autunno caldissimo. L'addio a Tamara, gli amici, non riusciamo a perdonare il killer. La Repubblica, l'autunno caldo di Prodi, alt alle baby pensioni dal 1998, Rifondazione minaccia il governo. Pentiti, nuovi veleni a Palermo, scontro dopo il caso Canale, Caselli e la Procura esprimono solidarietà ai carabinieri. La Stampa, espulsione. Buongiorno, queste sono le previsioni di oggi, martedì 26 agosto. Al nord, al mattino poco nuvoloso o nuvoloso su Ovest Alpi, Val d'Aosta, Riviera di Ponente, Piemonte, nubi in aumento sul centro Est Alpi, Friuli, Venezia, Giulia, sereno sul resto del nord. Al pomeriggio nubi in aumento anche su Ovest Lombardia, Riviera di Levante, rovesci sparsi su Ovest Alpi, Friuli, Venezia, Giulia. Temperatura in calo su Alpi, Liguria e Piemonte. Al centro, al mattino sereno su tutte le regioni centrali, al pomeriggio nubi in lento aumento sul versante tirrenico, qualche pioggia sul Lazio. Temperatura senza variazioni di rilievo. Romano Prodi rassicura Bertinotti, non ho intenzione di cambiare maggioranza. Continua il pellegrinaggio degli indiani per rendere l'ultimo omaggio a Madre Teresa di Calcutta, la suora dei diseredati. È morto stanotte all'ospedale di Rabat, in Marocco, l'ex presidente dello Zaire Mobutu, Seko Sese, aveva 67 anni. L'ergastolano Leonardo Marinelli, fuggito un mese fa durante una licenza premio dal carcere di Volterra, è morto ieri sera in una sparatoria nel Foggiano. Non sono disponibile a guidare un governo bis eventualmente allargato all'apporto del Polo. È stato chiaro Romano Prodi ieri sera alla festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Non ho alcuna intenzione, ha dichiarato, di governare con l'aiuto dell'opposizione. Questo mentre nel Polo cresce il malumore. Bisogna cambiare, dice Casini del CCD. Dobbiamo smontare il Polo e ricostruire il centrodestra. Altro fronte caldo della vita politica è quello della Lega. Ieri Scalfaro, dalla provincia di Novara, dove si è recato in visita ufficiale e dove è stato fischiato da un gruppetto di leghisti intenti a scandire slogan sulla secessione, ha ribadito che le cosiddette elezioni padane indette per il prossimo 26 ottobre sono fuori e contro la Costituzione. Corriere della Sera,
Scalfaro con Prodi. Attento, Bossi. Se la Lega si mette contro la Costituzione, il voto padano lo fermeranno i magistrati. La Repubblica. Scalfaro. Ultimatum a Bossi. Le sue elezioni contro la Costituzione. Prodi. La legge reagirà. Scontro nel polo. Casini. Ormai è finito. La Stampa. Carlo ai fotografi. Ora rispettate i miei figli. Blair difende la monarchia e assicura saprà trasformarsi. Il Giornale. Scalfaro alleato di Prodi contro la Lega. Dopo essere stato fischiato dalle camicie verdi, il presidente minaccia gli uomini del Carroccio. In basso, qualcuno ha rubato la collana a Lady D. Il Sole 24 ore. All'esame della lealtà vincono Friuli e Trentino. Test sui doveri. Tasse, invalidità, canone e multe. Un identikit dell'Italia indisciplinata. La Gazzetta dello Sport. Coraggio, Ferrari, è l'anno buono. Nel Mondiale Schumi tiene Villeneuve a 10 punti. Tutto Sport. Due ori. Uno è ancora firmato a Bagnale. In chiusura dei mondiali di canottaggio, due vittorie e due secondi posti per l'Italia. Corriere dello Sport. Meno male, Schumacher. Sconfitta d'oro. Villeneuve guadagna solo un punto. In basso, Baggio scatena Vieri e Inzaghi. Buongiorno, queste sono le previsioni di oggi, lunedì 8 settembre 97. Al nord, poco nuvoloso o nuvoloso su centro-est Alpi, Friuli ed Alto Adriatico, con qualche rovescio su Romagna, ma migliore ovunque nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni, temperatura in calo su Lombardia e Triveneto. Morto. Si conclude oggi la tre giorni leghista a Venezia. Bossi spara zero sul governo di Roma mentre gli autonomi sfilano nella città lagunare contro la secessione. Proseguono le espulsioni dei clandestini albanesi, anche ieri sera nuovi rimpatri da Brindisi, ma molti minacciano, tra pochi giorni saremo di nuovo in Italia. In 1300 piazze d'Italia prosegue l'iniziativa del WWF per salvare i boschi del nostro paese, già salvati 2000 ettari di bosco grazie all'operazione Beniamino. Seconda giornata di campionato con le due sfide, Bologna-Inter e Roma-Juventus. Nei tre anticipi pareggiano il Milan con la Lazio e il Brescia con la Samp, successo dell'Udinese a Lecce. Si conclude oggi a Venezia con la proclamazione della cosiddetta Repubblica Federale della Padania la tre giorni leghista del Nord Italia. Bossi, che inaugurerà la sede del governo padano, annuncia che il prossimo passo saranno le elezioni politiche per il varo del Parlamento. Il senatur non risparmia insulti ai ministri Andreatta e Napolitano. Il primo viene definito ciarlatano e il secondo provocatore per aver autorizzato la manifestazione a Venezia degli autonomi contro la secessione. A questo proposito si temono scontri oggi tra le camicie verdi e le migliaia di giovani dei centri sociali che hanno invaso la città lagunare. La seconda giornata di campionato si completa oggi con le attese sfida tra il Bologna-Inter e il posticipo notturno tra Roma-Juventus. Intanto ieri si sono giocati tre anticipi. Il Milan non è andato oltre l'1-1 con la Lazio dopo essere passati in vantaggio al 38esimo del primo tempo con Ba. I rossoneri sono stati raggiunti nei secondi finali da un rigore di Signori. L'unico successo della giornata è quello dell'Udinese sul campo del Lecce per 2-1. Di Banchini e Locatelli le reti dei friulani, il gol del Lecce è di Palmieri. Grosse emozioni e tanti gol nel pareggio tra Brescia e Sampdoria. Per i lombardi, tripletta di Hubner, mentre le reti della Sampdoria sono di Bogossian e di Montella, autore di una doppietta. Nuovo appuntamento con l'informazione del TG5 da domani lunedì 15 settembre a partire dalle ore 8. Il telegiornale di Canale 5 si arricchisce di una nuova edizione. Dopo il classico appuntamento di prima pagina a partire dalle ore 6, alle 8 un vero e proprio TG, con conduzione, collegamenti con la borsa e il meteorologo, servizi per entrare subito nei fatti della giornata. Ricordiamo poi gli altri appuntamenti alle ore 13, alle 20 e all'1 per una giornata informativa a ciclo continuo, dalle 6 del mattino al giorno dopo. Appuntamento dunque da domani mattina alle ore 8 con il TG5.
Il Corriere della Sera. Euro, tutto deciso 8 mesi prima. I tassi di cambio tra le varie monete verranno annunciati nel maggio 98 senza aspettare il 1 gennaio del 99. Un documento del governo tedesco afferma l'Italia ce la farà. E a centropagina il mondo si è fermato per Madre Teresa. Addio commosso di potenti e poveri. La Repubblica. Euro, via libera all'Italia. La Germania dice sì, accelerati i tempi della moneta unica. Prodi afferma, dopo il risanamento, meno tasse. E a centropagina, Bossi il guerriero, insulti ai ministri, dura replica ad Andreatta, attacco a Napolitano, minaccia ai sindacati. La Stampa, monete, l'Europa accelera. Vergine, datevi da fare, mettete tutto in ordine, la festa avrà un grande successo. Buongiorno, queste sono le previsioni di oggi, domenica 14 settembre 1997. Al nord sereno o poco nuvoloso al nord-ovest, Riviera di Ponente, ovest Veneto, Trentino Alto Adige. Molto nuvoloso sul resto del nord con qualche nevicata nel primo mattino. Su est Alpi, oltre i 1700 metri, temporali anche forti. Su Friuli, Basso Veneto, Sud Lombardia, Emilia Romagna, ma in miglioramento nel pomeriggio. Temperatura in calo ovunque, specie sul Triveneto. Al centro... Tutto il fascino di un viaggio a Bali, organizzato da Viaggi del Mappamondo. Chiedi il programma alla tua agenzia. Bossi annuncia la nascita della Repubblica Padana, il tutto in vista del 26 ottobre, data delle elezioni del cosiddetto Parlamento Padano. Maggioranza ed opposizione esprimono critiche durissime. Primo giorno di scuola in quasi tutte le regioni italiane. 9 milioni di studenti sui banchi, aumenta il numero dei bambini alle elementari, diminuisce quello degli studenti delle superiori. Da questa mattina alle ore 8 parte il TG5 Mattina, è un nuovo appuntamento, un telegiornale completo con notizie e approfondimenti riservati all'economia, alla cronaca, alla politica e ai maggiori fatti mondiali. Nessun gol ma tante emozioni in Roma-Juventus, l'Inter supera il Bologna, nonostante i 2 gol di Roberto Baggio, vincono anche Fiorentina e Napoli. Il Corriere della Sera, Bossi, ora c'è una doppia legalità, proclama da Venezia, buttate il tricolore. Fini, ormai delira. E a centropagina, D'Alema Polo, rottura sul caso Previti, timori per la bicamerale. La Repubblica, Ciampi festeggia, a maggio faremo i conti in euro. E accanto, Bossi, basta tricolore, Venezia, minacce della Lega. Trieste, Maccanico contestato. E a centropagina, l'anno dei banchi vuoti, via dalla scuola, meno studenti e insegnanti. La Stampa, Bossi, via dall'Italia, ora siamo padani. Il caso Previti riaccende la guerra Polo Ulivo. A centropagina, risse assassine per divertimento, Milano, uno dei giovani confessa. Sarete attivissimi e qualcuno vi contesterà per pura invidia, non fatevi condizionare. Buongiorno, queste sono le previsioni di oggi, lunedì 15 settembre. Al nord, al mattino poco nuvoloso o nuvoloso su Romagna e Basso Piemonte, sereno sul resto del nord Italia. Al pomeriggio nubi pomeridiane su Alto Adige e Alpi orientali, qualche rovescio sull'Appennino romagnolo. Temperature in rialzo nelle massime su Alpi e Triveneto. Al centro,